Ormai da troppo tempo c'è un silenzio che preoccupa. Ci eravamo lasciati d'accordo, d'impegno con il governo che avrebbe convocato un tavolo alla fine di febbraio. Poi le varie vicende regionali e nazionali, sia del governo sia della regione, che hanno visto l'avvicendamento di chi governava, ci ha portato fino ad oggi. È chiaro che siamo preoccupati, perché l'unica certezza che abbiamo è che lo stabilimento è fermo da novembre del 2012. E sappiamo che Alcoa ha già deciso, ha già un piano di dismissione. Già dal primo di luglio Alcoa terminerà quelle che sono le garanzie sulla manutenzione degli impianti, e dal primo di gennaio del 2015 tutti i lavoratori saranno licenziati. È chiaro che davanti a questo scenario si è deciso di rimettere in piedi la macchina della protesta per cercare di avere qualche risposta, qualche certezza in più dalla politica, che non può solo stare a valutare quello che Alcoa fa, ma deve intervenire per cercare di avere lei un ruolo propositivo rispetto a quello che può essere il futuro dell'alluminio in Italia, ma soprattutto in Sardegna, visto e considerato che questo era l'ultimo degli stabilimenti di alluminio primario in Italia. Quindi sarà una manifestazione di protesta ad oltranza? Penso proprio di sì, questa dei cancelli sì, campanello d'allarme, per ricordare che lo stabilimento è ancora fermo. Fino a quando abbiamo risposto sia da parte del governo sardo sia da parte del governo romano, siamo ripartiti e non ci fermiamo sino a quando non abbiamo risposto. Noi crediamo nell'apertura di questa fabbrica, sappiamo che c'è la potenzialità per il mercato europeo e anche mondiale, noi ci crediamo e andiamo avanti. Questo è il nostro obiettivo, a tutti i nostri colleghi, diretti e indiretti. Chiudere lo stabilimento con 37 anni di dentro non è piacevole, anche perché a 54 anni di età dovrei lavorare ancora 10 anni e qui non c'è un'alternativa, quindi diciamo che è disperazione più che delusione. La speranza che questa fabbrica riparta c'è sempre, che altrimenti non avrebbe senso neanche quello che stiamo facendo adesso. Io credo che la parte maggiore deve fare il governo italiano, perché anche se questa fabbrica è in mano a una multinazionale, se vuole, come in altri paesi tipo la Francia, questo avvenimento, visto anche che il governo continua a dire che l'alluminio è strategico in Italia, qualcosa la può fare. E il problema più grande di questo avvenimento è l'energia, e solo il governo può far avvicinare Enel per dare una energia a prezzi competitivi, almeno a pareggiare a quelli europei. Chiederemo alla politica di trovare tutti gli strumenti, in primis quello dell'energia, che è l'elemento fondamentale di certezza per chiunque voglia produrre alluminio in Italia, e l'altro quello tutto nostro, della nostra Sardegna regionale e del territorio, che è quello della portualità. E questo ci preoccupa, è chiaro che sono i biglietti da visita per chi vorrebbe produrre alluminio in Sardegna, purtroppo noi stiamo pagando questo scotto e che non ci permette di avere uno stabilimento in questo momento sul mercato e che può essere acquistato da chi che sia.